Buonanotte, caro amore. Spero di vederti di nuovo. Io tengo duro, caro amore. È uno dei messaggi, in parte in codice e in parte in dialetto triestino, che Liliana Resinovic scriveva in segreto al suo amante Claudio Sterpin. Liliana è la pensionata ritrovata a cadavere in un boschetto a Trieste il 5 gennaio 2022. La sua morte è ancora un mistero. Ma perché pubblichiamo il contenuto dei messaggi tra la donna e Sterpin? Per gossip? Naturalmente no. La diffusione di questo e di altri messaggi è fondamentale perché smentisce ciò che ha scritto la Procura di Trieste a conclusione della prima inchiesta, e cioè che la pensionata si sarebbe suicidata perché stava attraversando un periodo complicato, schiacciata, tra una relazione insoddisfacente e una con scarse prospettive. Il riferimento è al matrimonio con Sebastiano Visintin e alla relazione clandestina con Claudio. Ma Liliana stava davvero male per questo? La sua situazione sentimentale era così complicata da spingerla a compiere un gesto estremo? Dai suoi messaggi sembrerebbe di no. Liliana era forte, teneva duro, come ha scritto lei stessa all'amante. L'uomo, dal canto suo, ha rivelato che di lì a poco sarebbero andati a vivere insieme, a casa di lui. Avevano un progetto. Sterpin aveva perfino già comprato delle lenzuola matrimoniali nuove in attesa del grande giorno. I loro messaggi segreti, mai emersi fino ad oggi, sono contenuti nella consulenza informatica voluta dai legali della famiglia di Liliana, in primis dall'avvocato Nicodemo Gentile, il quale da anni chiede che si scavi nella rete di relazioni della donna. La chiave per risolvere il giallo è proprio lì. Per questo motivo ha nominato un perito di parte che ha analizzato il contenuto dei telefonini, anche di quelli in uso a Claudio all'epoca dei fatti e che ora non utilizza più. Dalla memoria di questi cellulari sono saltati fuori circa 600 messaggi e più di 1000 interazioni fra Sterpin e Liliana in un periodo compreso tra novembre 2020 e dicembre 2021. Cioè circa un anno. La consulenza è stata consegnata alla procura. Finora questi messaggi non erano emersi. Eccone un altro. Scrisse Liliana. Ok, son tenace, finirà 13, ma ti è stasera a te. Secondo Claudio, con la parola finirà, Liliana si riferiva al fatto che stavano ancora vivendo lontani. Il 13, invece, è un codice numerico che gli amanti utilizzavano spesso. L'1 corrisponde alla A, prima lettera dell'alfabeto, il 3 alla C, terza lettera. Il numero 13 quindi va interpretato come amore caro o amore ciao, a seconda del contesto in cui viene usato. In tantissimi messaggi compaiono queste cifre al posto delle parole. Lilli e Claudio avevano inventato un linguaggio tutto loro, un po' infantile ma efficace e divertente. Nelle loro conversazioni non mancano i riferimenti a ciò che facevano durante la giornata. «Idem momentaneamente id son sola», scriveva lei per avvisare l'amante che il marito non c'era. Quando chattava con Claudio, Lilli chiamava Sebastiano l'uomo, come in questa frase. «Omo subito portar rivax e le scovazze no a anda». Significa «L'uomo è arrivato subito, doveva portare l'immondizia, ma non è andato». Lilli appariva dispiaciuta perché, in presenza di Sebastiano, non poteva sentire Claudio. Lui le rispondeva «Già mi manchi». E pensare che sei lontana aumenta il senso di angoscia. «Caro mio amore, caro, sei sempre con me». E ancora lei «Bel andar vasca in stanotte che sa una sogna, podeva ti go beato se». Qui Liliana forse immaginava di andare a fare una sauna con Claudio. Queste chat confermano che il rapporto con l'amante era ottimo, mentre quello con il marito era ai titoli di coda. Eppure lui continua a minimizzare. Si tratta di messaggi da quinta elementare, anche io con i miei amici mi scambio messaggi affettuosi. Perché negare la relazione segreta? Perché bloccò il numero di Sterpin nelle drammatiche ore della scomparsa della moglie? Ma, soprattutto, chi cancellò i messaggi tra i due amanti dal telefono di Liliana? Quelli che abbiamo pubblicato, infatti, provengono dal cellulare di Sterpin. A tal proposito ce n'è un altro molto importante. Risale al giorno prima della scomparsa, cioè al 13 dicembre. Lei gli scrisse
in relax pensando a domani am, cioè amore mio. L'indomani, infatti, lei e Claudio si sarebbero dovuti incontrare e lei, a leggere il messaggio, non vedeva l'ora che succedesse. Non proprio l'atteggiamento di chi ha già deciso di togliersi la vita. La mattina successiva chiamò Claudio avvisandolo che avrebbe fatto un po' tardi. La sua voce era normale, per niente sconvolta. Insomma, Liliana era una donna piena di progetti e che guardava al futuro con ritrovato entusiasmo. Lo dicono proprio i messaggi, colmi di amore e di speranza.